10 anni fa moriva Giuni Russo, cantautrice siciliana di indubbio talento, approdata giovanissima al successo e poi cresciuta sempre più artisticamente con un repertorio che ha compreso anche esperienze classiche, pop e jazz. Un'artista che ha trasfigurato la sua vita nel canto, come ci ricorda Daniela Bisogni. Un'estate al mare dell'82 è il primo grande successo di Giuni Russo, sicuramente il più noto a livello popolare. Hit estiva a tematica balneare che avrebbe dovuto essere solo una parentesi commerciale di un artista con una voce straordinaria e un'estensione potente, che invece conobbe altri successi internazionali come Alghero. Ad Alghero hanno celebrato i 10 anni dalla scomparsa con un premio e con una speciale dedica di un Mirador, un luogo panoramico dove abbiamo incontrato Maria Antonietta Sisini, produttrice e coautrice di Giuni Russo, un sodalizio artistico e un'amicizia durati 36 anni. Lei non ha fatto niente che non le piacesse. Lei era un'artista che aveva un motto: l'artista deve evolvere, se sta fermo è perduto. No! A 15 anni, nel 1967, vinse Castrocaro come Giuseppa Romeo, il suo vero nome, e l'anno dopo debuttò a Sanremo come Giusy Romeo con il brano No Amore. Ero troppo giovane, non mi piaceva la canzone, un'imposizione, questo ricordo. Una eccezionale cantante che nel suo percorso umano e artistico ha incluso una importante svolta spirituale attraverso i testi di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa d'Avila, fino all'adesione al Carmelo. Una citazione di San Giovanni della Croce dice: scopri la tua presenza, mi uccida la tua vista e la tua bellezza. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza e la figura. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della sua figura. Giuni già nasce, come dire, con una sua spiritualità. Ha cominciato con certe letture di Teresa d'Avila e si è innamorata della figura di questa donna, di questa mistica spagnola, e da lì ha cominciato a desiderare di musicarla. Poi un giorno lei mi canta un qualche cosa con le parole di Santa Teresa e io le ho chiesto: ma da dove ti viene? E lei mi ha risposto: mi canta dentro. Così l'ultima apparizione della cantautrice a Sanremo nel 2003 con Morirò d'amore, brano ispirato dai testi di San Giovanni della Croce, fondatore delle Carmelitane. Io ho scritto una lettera a Papa Francesco perché desideravo presentargli Giuni. 2 giorni dopo, credo, mi ha scritto tante cose belle, spirituali, che adesso dirle abbraccio. Ho ricevuto il dischetto, l'ha chiamato dischetto, e la biografia. Grazie. Cioè, il Papa mi ringrazia, benedizioni e preghi per me. Mi ha chiesto, io, piccola peccatrice, puoi immaginare di pregare per lui. Giuni Russo univa la voglia di spiritualità con la sperimentazione, il mettersi sempre in gioco, ricercando il nuovo, passioni controcorrente, sempre in anticipo sui tempi. Qui la vediamo sperimentare il teatro cabaret ispirato a Ettore Petrolini. Tutte le sue scelte sono state dettate dal cuore, anche le più popolari o sofisticate, anche scelte non facili ma sempre emozionanti.
forse l'essenza, l'essenza di Istanbul.